Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Ben ritrovati con l'approfondimento. È stata assente per un totale di 20 anni su 24 di servizio e nei soli 4 mesi di fila in cui si era dedicata alla classe nel suo ruolo di professoressa di storia e filosofia ha provocato le lamentele degli studenti per la sua impreparazione, la casualità nell'assegnazione dei voti, il presentarsi senza i libri di testo. Così è scattata l'ispezione ministeriale che ha definito incompatibili con l'insegnamento le sue modalità di fare lezione e ora la Cassazione ha confermato la destituzione di questa docente, bollandola di inettitudine permanente e assoluta, malgrado il tentativo della prof di rifarsi alla libertà di insegnamento. Ci impegneremo sempre di più per garantire che l'attività di docenza sia svolta con professionalità, dice il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, sottolineando però che ridare autorevolezza agli insegnanti presuppone anche l'autoconsapevolezza dell'alta dignità del proprio ruolo, che ha al centro la persona dello studente. La libertà di insegnamento in ambito scolastico, sottolinea la Cassazione, che ha respinto il ricorso della docente contro il Ministero, è intesa come autonomia didattica diretta e funzionale ad una piena formazione della personalità degli alunni, titolari di un vero e proprio diritto allo studio. Non è dunque libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio, prosegue il verdetto, attraverso l'autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, la piena formazione della personalità dei discenti. Ad avviso degli Ermellini, dunque, il concetto di libertà didattica comprende certo un'autonomia nella scelta di metodi appropriati di insegnamento, ma questo non significa che l'insegnante possa non attuare alcun metodo o che possa non organizzare e non strutturare le lezioni. Durante la 3 giorni di ispezione del Ministero, sollecitata dal dirigente della scuola secondaria di Chioggia, dove la prof è destinataria di assegnazioni annuali in quanto moglie di un ufficiale della Guardia di Finanza, prestava servizio, era emerso che la docente era disattenta verso gli alunni durante le loro interrogazioni, in quanto intenta ad un uso continuo del cellulare con messaggistica. In una classe aveva utilizzato le foto del libro di testo che servivano per fare la verifica in un'altra classe. Mentre interrogava, capitava che si mettesse a parlare con uno studente diverso da quello che doveva rispondere. Altra accusa formulata dal Ministero, anche la scarsa cura delle lezioni, accertate pure le gravi imprecisioni nel redigere i programmi finali delle classi quarte, il monitoraggio delle 3 ispettrici inviate dal MIUR nel marzo 2013 culminava nel concorde giudizio sull'assenza di criteri sostenibili nell'attribuire voti, la non chiarezza e confusione nelle spiegazioni, l'improvvisazione, la lettura pedissequa del libro di testo preso in prestito dall'alunno, l'assenza di filologico nella sequenza delle lezioni, l'attribuzione di voti in modo estemporaneo ed umorale, la pessima modalità di organizzazione e predisposizione delle verifiche. Pertanto la Cassazione ha confermato la destituzione, come già stabilito dalla Corte di Appello di Venezia nel 2021. In primo grado invece il Tribunale nel 2018 aveva detto no alla destituzione, ritenendo che nonostante la disorganizzazione e faciloneria della docente, l'ispezione di 3 giorni fosse un periodo di osservazione troppo breve per certificare un'inettitudine assoluta e permanente.